qui ho sotto mano ciò che dice Zapatero. C'è appena stata una polemica qualche giorno fa fra Wojtyla e Zapatero. Wojtyla ha attaccato personalmente la Spagna e vi ricordo che Zapatero ha convocato l'ambasciatore del Vaticano in Spagna chiedendo a Wojtyla di rispettare maggiormente la Spagna. Ma ci sono anche problemi con l'Argentina, eh? Ci sono polemiche con l'Argentina dove il vescovo è stato allontanato per varie questioni. Ah sì, è stato allontanato perché ha detto che chi vuole il divorzio o le unioni gay, adesso non mi ricordo, dovrebbe buttarsi a mare con una pietra al collo. Ebbene, i cappellani militari argentini hanno partecipato a buttare a mare con le pietre al collo i detenuti politici durante le dittature. E il governo argentino non ha gradito la battuta. Ecco, Il paragone soprattutto. non l'ha molto gradita la faccenda. Davvero dire alle madri di Piazza De Maio, le stime ufficiali di 10.000 persone scomparse durante il Sì. governo E militare. Pio Laghi, vi ricordo, è uno dei responsabili di questo. E Pio Laghi è l'amico che ammazzava la gente, che ha partecipato, che è responsabile, diretto, morale, non ha importanza, è responsabile, è l'amichetto della macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, quella che andava in giro a ricattare i genitori dei bambini ammalati dicendo o ti battezzi o non gli do le medicine. Ricordiamocelo questo. Altrimenti stiamo perdendo di vista parecchie robettine. E grazie alla Puglia, alla Forza Italia che ha appoggiato il grande progetto dell'ospedale di Padre Pio, e la Puglia ha cambiato bandiera. Non so di quanto abbia cambiato bandiera, sinceramente, vista come si è presentato l'altro, però sta di fatto che ha cambiato bandiera. Sì, beh, sul discorso del padre Pio basta pensare che ci fu qualcuno che disse che in realtà non gli fece il padre Pio i soldi, ma li diede qualcun altro, che era un certo sindaco di New York, Raffaele La Guardia. E qualcuno l'ha detto, qualcuno l'ha ricordato, qualcuno l'ha anche silenziato. Ma no, ma il pericolo che avete è il monoteismo, voglio darlo collegato all'attualità. Posso, Claudio? Certo, vai Allora, a tranquillo. parte il fatto che non so per quale motivo gran parte dei gay sono cattolici, sono cristiani e sono credenti, e che purtroppo è una sfortuna loro. C'è un discorso che noi siamo sempre dell'avviso che le persone hanno di sempre la libertà di manifestare le loro idee, quello che loro sono. Ma cosa sta avvenendo in Israele e a Gerusalemme? Allora, il Corriere della Sera, il 1 aprile 2004, dice: religiosi uniti contro il gay pride. È un'offesa per Gerusalemme, aperte virgolette. Non sarebbe solo un'offesa, ma anche una provocazione, aperte virgolette. Nessuno può sporcare la città santa. È una ferita per tutte le religioni, chiuse virgolette. Per una volta hanno parlato con una voce sola. I due rabbini capo di Israele, vi salto i nomi, il nunzio apostolico, il patriarca latino, quello armeno, quello greco-ortodosso e i sceichi musulmani, ebrei, cristiani e musulmani, insieme per fermare il Gay Pride del 2005. I rappresentanti delle tre religioni monoteistiche hanno evocato la minaccia di Dio, aperte virgolette. Ha distrutto questa città e non vogliamo che succeda a noi. Ci punirà se lasciamo che questo accada, chiuse virgolette. Ha proclamato lo sceicco Bukhari. E prosegue sempre, aperte virgolette. Chiediamo agli organizzatori dell'evento, ha detto il rabbino del capo sefardita Sholom Amar, di non macchiare la sacralità di questa città. E dice appunto: quando il World Pride venne allestito 5 anni fa per la prima volta a Roma, Giovanni Paolo II espresse la sua amarezza e definì la sfilata un'offesa ai valori cristiani di una città così profondamente nel cuore dei cattolici di tutto il mondo. Qualcuno ha notato che finalmente, come sempre, quando si tratta di minacciare, le religioni monoteistiche riescono a parlare con un'unica voce. E vi voglio ricordare che qui c'erano a Gerusalemme, in Israele, di fianco c'erano gli ortodossi, c'erano i cristiani, c'erano i cattolici, c'erano gli ebrei e c'erano i musulmani. E Guarda qualcuno ha caso. ricordato, ha detto, ricordando la parola di Dio, ha distrutto questa città e non vogliamo che succeda a noi. Ci punirà se lasciamo che questo accada.
Ecco, questo sarà il concetto. Se poi le persone si liberano, si passeranno loro a punirlo. Questo è avvenuto, e non è il 6 aprile, perché il 1 aprile, comunque questo sta succedendo in Israele. E questa è l'attualità, è un dato di fatto. Cos'è il monoteismo? Il monoteismo è capace di unificarsi sulla capacità di fare guerra. A proposito di Wojtyla, dice il New York Times, l'America ricorda però Giovanni Paolo II anche come il Papa che non ha voluto o saputo affrontare lo scandalo della pedofilia nella Chiesa Cattolica, lasciando che una diocesi come quella di Boston arrivasse alla bancarotta, che sulla guerra in Iraq si è trovato su un fronte diverso sia nel 91 con Bush padre, sia nel 2003 con George Bush, quando la posizione apertamente pacifista del Vaticano irritò talmente la Casa Bianca da provocare un piccolo incidente diplomatico. Perché è avvenuto il piccolo incidente diplomatico? Perché a Wojtyla aveva degli interessi particolari in Iraq, che purtroppo adesso i protestanti glieli stanno portando via. Vi ricordo che oltre all'esercito americano sono arrivati decine e decine di missionari cristiani, protestanti e cattolici, che hanno l'unico scopo di andare a diffondere il cristianesimo in mezzo ai musulmani. E questa è la vera guerra, è uno dei veri scopi portati dalla guerra, più ancora che non il petrolio, perché se il petrolio è un discorso economico, ha delle finalità economiche con cui giustificare la guerra, in realtà la cosa importante di un paese sono gli uomini, e se non si piegano, se non si distruggono le strutture emozionali degli uomini, allora non si ha in mano il paese. E se la guerra non si fa solo coi carri armati, ma si fa essenzialmente coi missionari. Sai, James Silliman dice nel suo libro Un terribile amore per la guerra, parlando dell'amore, dell'idea cristiana dell'amore, dice: la sua idea di amore non ha convertito il dio della guerra, anzi la cultura cristiana ha ispirato la più grande e duratura macchina di bellica mai conosciuta nelle altre culture, in ogni parte del mondo. Ecco, appunto, giustamente il concetto di amore cristiano è la più grande arma da guerra che abbiamo in tutta quanta la nostra storia, in tutto quanto il mondo, ma in tutta la storia dell'umanità. E questa proprio è la concezione che parte dal fatto che i monoteisti devono sempre purificare, perché ricordate cosa significa purificare per loro? Cosa significa redimere, riconvertire e evangelizzare le persone con la loro forza, e di conseguenza col discorso della forza si deve imporre qualsiasi violenza. E questo è proprio un discorso di carneficina. Dice Hillman sempre nel suo libro, è ancora possibile una terapia? 6 americani su 10 credono che gli eventi dell'Apocalisse si avvereranno. Credono che questo mitico annuncio di carneficina sia la verità sulla fine della nostra cultura. Se l'atto del credere pone in essere il suo oggetto, allora le nostre vite, le nostre opere, tutto il pianeta saranno ridotti in cenere semplicemente dalla forza di questo atto di fede. Sì, in pratica ci butta la bomba atomica in testa, insomma. Dai. Sì, ma il credere che sia la fine, il pensare alla fine, l'Armageddon, lo scontro finale, all'Apocalisse, il solo credere a questo, al di là che sia stato annunciato che è una menzogna, ci porterà a questo, perché andrà a realizzare l'oggetto del proprio Armageddon fu una battaglia, una normale battaglia, che oltretutto finì in pareggio. Credo che sia l'unica battaglia della storia delle civiltà umane che sia finita in pareggio. Di questo Armageddon c'è scritto nella Bibbia, dopodiché si è trovati i testi sia egiziani che ititi, se non vado errato, vero Francesco? E Armageddon non è altro che uno scontro che è avvenuto fra gli egiziani e gli ititi, dove tutti e due hanno glorificato se stessi per la grande vittoria ottenuta sul nemico. In realtà fu un grandissimo massacro, perché non so quante decine di migliaia di persone morirono, ma egiziani e ititi riportarono il pareggio, cioè nel senso che nessuno avanzò, nessuno andò oltre, si sono solo massacrati un pochino. In realtà gli egiziani non fecero mai molte guerre, anzi ne fecero pochissime, quasi niente, e resta nella memoria, e probabilmente ha colpito anche la fantasia degli ebrei, questo grande massacro, questa grande carneficina. Vi ricordo che l'esodo degli ebrei deportati a Babilonia, io non ho il dato esatto, ma si parla di alcune migliaia di persone, 10-12 mila persone,
Per cui capirete bene che questi che si menavano se stessi come un grande popolo, 10, 20, 30 mila, quanti erano, vedere per terra 30 mila cadaveri era piuttosto impressionante, visto che uno ha un'idea del numero, della grandezza. E questa battaglia rimase nell'immaginario come la battaglia finale, cioè la battaglia immaginata come la fine del mondo. Ebbene, questa non è altro che una leggenda, cioè praticamente un ricordo atavico degli ebrei che hanno visto questa carneficina fra egiziani e ittiti. Ce ne sono state altre ben più grandi macelli, però questa ha assunto questa valenza un po' particolare, insomma. Sì, beh, a parte che hanno sempre esagerato la potenza e la capacità del loro dio o la loro capacità militare, in realtà sono stati sempre dominati proprio perché sostanzialmente erano deboli, erano incapaci di questo, e le altre popolazioni sono state più a beneficio dei popoli monoteisti, del beneficio che hanno portato i monoteisti stessi. Perciò hanno sempre mentito e hanno sempre esagerato. Il fatto stesso, sai, il problema è che se un monoteista continua a credere in questo, nel giudizio finale, nello scontro finale, nell'apocalisse, nella guerra, nell'annientamento, nel giudizio di Dio, sai, la sua vita viene indirizzata in questo senso, porta solo distruzioni. Se tu pensi che il mondo possa finire domani, che domani arrivi il Dio col giudizio universale, puoi permetterti qualsiasi cosa, e alla fine tu realizzi la tua follia, il tuo pensiero, quello che hai concepito. Vedi, anche qui attorno stanno succedendo le cose un po' strane, no? Cioè c'è l'immaginazione delle persone che sta giocando degli scherzi atroci. Cioè, il sindaco di Iesi sospende lo spettacolo della Margherita Hack. Sì. E questo idiota, perché un deficiente, un mentecato, un lazzarone, un delinquente, doveva essere arrestato immediatamente dal mio punto di vista. Chiaramente la magistratura ha altre cose, ma sta lavorando in maniera abbastanza oscena. Però io sono convinto che sia anche una questione di atteggiamento della gente, cioè deve cambiare proprio il modo delle persone di guardare le cose. Viene a dire: l'Italia non è più uno stato laico. Beh, quello che ha dichiarato, cioè, un sindaco di un paese cambia la costituzione, cioè, questo è terrorismo, questo è eversione. Beh, sai, non è l'unico sindaco, cioè, non è soltanto non lui, so, ne abbiamo una lista, non so Francesco, cioè, no. Cioè, io non posso fare una lista storica da 10 anni a questa parte, tutte le stronzate che ho sentito, tutte le cazzate, tutte le cose ignominiose, vergognose che ho sentito, però questa è del 4 aprile, cioè piuttosto recente, capito? Sì, ma era con continuità, sì, se ne assorge, ma d'altronde sai, quando un politico fa la politica e si dichiara cattolico, sappiamo sicuramente da che parte vuole parare, e rappresenta veramente una minaccia, cioè la presenza dei cattolici è un allarme, perché se noi pensiamo al fatto stesso di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, che ci deve essere interventi di forza per quanto riguarda la distribuzione di certe medicine, nel senso che ci si vuole imporre la castità. Vediamo se dovrei averla qui la notizia che riporta questo fatto. La vicenda Terry Schiavo è una vicenda emblematica. Cioè, la persona non può nemmeno decidere di morire per i fatti suoi. Cioè, siamo arrivati al punto in cui questa era solo una bestia in mano a criminali come i Cappuccini, i quali fomentavano l'odio sociale al punto tale da coinvolgere l'intero Parlamento. Cioè, si pretendevano di destabilizzare le istituzioni americane in una maniera vergognosa. Sono dovuti intervenire i magistrati della Corte Suprema per fermarli. Cioè, ci rendiamo conto, la stessa Costituzione americana doveva essere distrutta per consentire a queste persone di essere, cioè di lasciare questa donna che non potesse esercitare il proprio diritto. Però voi tira, mica l'hanno intubato, eh. Sai, io ti leggo una notizia al Corriere della Sera, 4 aprile 2005. Il governatore democratico di Illinois ha diramato un'ordinanza d'urgenza che rimarrà valida per 150 giorni e impone alle farmacie dello Stato di onorare le ricette per pillole e prodotti anticoncezionali. Cioè, negli Stati Uniti siamo arrivati al punto che per fortuna esistono ancora dei politici laici, ma che sono obbligati, che sono costretti, che devono fare
delle direttive d'urgenza perché i farmacisti cristiani vendano medicinali prescritti dai medici, non che vendano la droga o che vendano chissà che, ma prodotti anticoncezionali. E questo qua succede che nel governo degli Stati Uniti, sul sito del Ministero della Sanità americano, fa niente sesso, meglio l'astinenza. E d'altronde è da 2000 anni che il monoteismo si impone con la follia, con lo sconvolgimento sul sesso, sulle coscienze, sulla vita dei bambini, sulla vita degli adulti, del loro sesso, della loro sessualità. E noi questo lo stiamo assistendo nel paese considerato più avanzato, più libero, più potente della terra. Cioè siamo al punto che un governatore ha ancora la necessità di dire ai cattolici: vendete dei farmaci anticoncezionali, cioè non vendete qualcosa che va contro la vita, ma qualcosa di cui non è che si è manifestata. E poi ci meravigliamo della legge sulla fecondazione assistita in Italia. Però ha ricevuto un fax, Francesco, dice: non pensi che anche l'accaparrarsi nuovi fedeli in Iraq sia un fatto economico da parte del Vaticano? Nuovi fedeli portano nuovi soldi, a mio parere. Pensate a quanti euro fanno e adesso con la scusa del Papa. E il problema vero non è tanto i soldi, cioè è abbastanza irrilevante la questione denaro, è la questione di potere e di dominio sulla struttura emozionale, sulla struttura psichica delle persone. Cioè questa è la cosa più grave, più forte e più vergognosa. Il Vaticano aveva già degli interessi in Iraq, aveva già le sue operazioni. L'Iraq era già quello che consentiva al Vaticano di muoversi in maniera abbastanza agile. Infatti avete visto il vescovo cattolico di Baghdad è contro la guerra, cioè per lui è stata una mazziata molto grossa. Perché? Perché l'Islam adesso, grazie alla guerra, riesce a prendersi il controllo del Parlamento, riesce ad imporre probabilmente anche leggi islamiche, mentre invece prima il Vaticano aveva maggiori spazi. Ciò che interessa invece più che al Vaticano, come Vaticano, come struttura Vaticano, è all'integralismo cattolico, all'integralismo musulmano, cioè il controllo delle persone. Cioè questi missionari vanno là per accaparrarsi le persone, ma non tanto le persone che gli portano soldi o solo soldi, ma le persone come oggetti di possesso, cioè devono possedere la struttura emozionale delle persone. Cioè il dominio è questo che viene giocato, che è la cosa più aberrante, perché tutto sommato soldi è abbastanza relativo, insomma. Ma vedi, noi poi commettiamo un errore, che persone che ragionano così commettono un errore di scindere religione da soldi. Ma in realtà le cose sono legate, perché il monoteismo è una religione totalitaria, nel senso che deve coprire qualsiasi parte della società, perciò deve aprire l'aspetto psicologico, l'aspetto di educazione, ma anche l'aspetto economico. E il piano di controllo, cioè è un carcere, e un carcere c'è il secondino che controlla le serrature, c'è quello che sta sulle mura e c'è anche quello che sta nelle cucine e prepara da mangiare per chi è prigioniero. Di conseguenza dobbiamo vedere il meccanismo del monoteismo come una realtà unica, con un qualcosa che è incentrato in una visione totalitaria. Ma dobbiamo ricordare, e qui bisogna andare a scomodare Max Weber e Werner Sombart, che hanno parlato di questo argomento, che in realtà la logica, diciamo, del mercato è stata sempre veicolata da concetti cristiani, perché se sei un bravo cristiano il Dio ti aiuta, diventi ricco e fai soldi. Il fatto che tu faccia soldi ti dimostri più capace rispetto a Dio, significa che hai la grazia. E questa è una logica che ad esempio nelle regioni protestanti è stato più affermato, ma gli stessi francescani sono stati quelli che più di prima hanno compreso l'utilità del mercato e l'hanno indirizzato per poterlo controllare. Perciò non scindiamo denaro da religione e religione da denaro. In realtà sono due strumenti di controllo e di dominio. Certo, più controlli dal punto di vista psicologico, più controlli anche il denaro. Cioè, ma non vediamoli come un qualcosa di contraddizione nel fatto che la Chiesa cattolica utilizzi i soldi perché dovrebbe essere povera, perché è una panzana che era contro, perché deve rimanere povero. Allora, la cosa è stata chiarita nello scontro fra il papato e i francescani. Non si tratta di stabilire se Gesù possedeva o non possedeva i suoi vestiti, i suoi sandali. Si tratta di stabilire se la Chiesa cattolica deve essere povera o deve essere ricca. E la Chiesa deve essere ricca. Sono i servi della Chiesa cattolica che devono essere poveri. Ma la Chiesa cattolica deve splendere nel lusso e nella ricchezza. Questa è stata la soluzione della discussione fra il Vaticano e
i cappuccini, no, gli stessi, guarda caso, che sciacallavano Terry affinché non potesse morire tranquillamente. È vergognoso, perché la vera questione non è tanto questa, sì, è tanto la donna che dovesse morire o non morire, perché la cosa è abbastanza irrilevante, nel senso che la donna voleva morire e qui gli veniva negato il suo diritto, ma nello stesso momento in cui i cattolici, i cappuccini, Wojtyla stesso, perché io ho anche un articolo in cui si dichiara che Wojtyla pregava per lei, il Papa prega per nostra figlia, ma dei giudici arriva un altro no, anche questo oltretutto, cioè questo disgraziato non è stato intubato, non è morto in maniera infame come hanno costretto a morire la Terry, 15 anni di torture. Ebbene, nello stesso momento Assun Hudson, 5 mesi, hanno staccato le macchine pochi giorni fa, ma nessuno si è commosso. In Texas fu proprio George Bush nel 99 a firmare una legge contro le cure futili. E ogni anno migliaia di persone sono lasciate morire per i tagli alla spesa della sanità. Per cui è una cazzata, è solo una questione di propaganda pura e semplice. Una propaganda che aveva al centro una questione: le persone sono padrone del loro corpo e della loro vita, o il Dio padrone è padrone della loro vita e devono fare quello che vuole il loro Dio? E allora, se devono fare ciò che vuole il loro Dio, la Chiesa Cattolica e le altre chiese si permettono di dire cosa l'uomo deve fare, perché quello che loro vogliono è ciò che vuole Dio. Allora, o l'uomo, consideriamo la persona come lo considera la nostra Costituzione, padrone di se stesso, padrone della propria vita, padrone del proprio modo di essere, o lo consideriamo come lo considerano i cristiani, una bestia posseduta dal Dio che deve fare ciò che vuole il Dio. E questo non è assolutamente accettabile, e Wojtyla è responsabile di questo, e si chiama eversione dell'ordine costituito. Ma sai, ci potremmo richiamare a un fatto successo anche recentemente che dà l'ulteriore dimostrazione di come si possono creare le cose. A febbraio sono stati uccisi due poliziotti che svolgevano un servizio per i cittadini. Il vescovo di Verona, padre Carraro, dice: morti per salvarci dall'infamia. Cioè, sono morti per salvarsi dall'infamia della prostituzione, come la prostituzione venisse generata da chissà cosa, come non fosse il cristianesimo che con 2000 anni di follia cristiana a stare a fare storie e dire che questi sono morti per salvarsi dall'infamia, cioè come il problema fosse il sesso, il fatto che qualcuno, avendo dei desideri, non riuscendoli a realizzare, vada con le prostitute. Perché? Perché la loro volontà è quella di repressione. Ma pensate cosa hanno fatto. Questo l'ha dichiarato al momento del funerale di fronte alle famiglie. Non ha capito che ci poteva essere un criminale che fa questo. No, sono morti per salvarci dall'infamia della prostituzione, come le prostitute uccidessero. Il problema è anche un altro che adesso mi fa venire in mente, che si dimentica troppo facilmente. Cioè, la prostituzione in Italia non esiste, perché ogni persona ha il diritto di usare il proprio corpo per i propri scopi, i propri sistemi. Carraro ha dichiarato, vescovo di Verona: il vescovo e il funerale degli agenti, Corriere del Vento, liberiamoci dalla peste della prostituzione, non della delinquenza, della prostituzione. Perché? Perché chi fa sesso, chi ha rapporti sessuali con le prostitute, commette un peccato davanti a Dio. Che vada a fanculo lui e anche suo Dio, perché questo è criminale, questo è un reato gravissimo, questo è incitamento all'odio sociale. Sì. Ma il Carraro credo che sia già uscito fuori per parecchie queste robe qua. Sono come le esternazioni razziste di Bifi. Cioè, esiste un incitamento all'odio sociale, infatti Bifi doveva essere imputato per incitamento all'odio sociale, soltanto che i magistrati hanno avuto paura e da vigliacchi non lo hanno imputato, ma dovevano imputarlo d'ufficio. Purtroppo anche fra i magistrati la vigliaccheria è piuttosto forte. E non è che questo reato gli abbiamo attribuito noi, l'ha anche scritto, messo per iscritto l'avvocato Taormina, dicendo che Bifi faceva istigazione all'odio razziale, cioè, perciò non è solo la nostra opinione, è anche di un avvocato si può non piacere, però che conosce la legge, che è istigazione all'odio comunque razziale. Quello che dice Carraro è gravissimo, ma è di una gravità immane, perché in Italia la prostituzione in realtà non esiste, perché ogni persona ha il diritto di usare il proprio corpo come, dove e quando le pare, che poi se fa atti osceni in luogo pubblico, quello è un altro discorso e passiamo ad altri livelli.
ma la prostituzione in sé non esiste. Esiste il traffico di persone, esiste il commercio di persone, esiste l'induzione a, per cui esistono degli interessi, esiste un altro tipo di reati, ma la prostituzione in sé non esiste. Pertanto dire che una persona che fa sesso fa peccato è già voler estendere un dettame religioso a una situazione sociale che non lo ritiene un principio sociale. Ed è gravissimo, perché è un atto di eversione dell'ordine costituito. Ma Freud aveva, allora, facciamo un discorso di oscenità, forse non è osceno prendere un cadavere e tenerlo davanti a tutti per giorni e giorni e giorni? Lo stesso Freud aveva scritto che c'era il tabù dei morti, perché? Perché non perché per la violazione dei cadaveri, ma perché la morte non doveva contaminare la vita. Però mi sembra che le televisioni siano piene di un cadavere bello esposto lì davanti a tutti, a migliaia di persone, e questa non è oscenità. Voi che ti racconti una invece, sì. Proprio cambiare discorso, spaccando tutto quanto. Mi ha telefonato un magistrato. Un magistrato ha letto il mio commento all'articolo che era apparso sul Mattino di Padova, sì, relativo alla sentenza del TAR sul crocefisso. E ha detto che è stato un buon lavoro. Si è complimentato, mi ha chiesto se ero avvocato. Se ero un avvocato, ho detto no, non sono assolutamente niente. Però ho detto è un lavoro fatto veramente bene, fa complimenti, è effettivamente serio, fa citazioni precise, citazioni fatte a regola d'arte, e sembra quasi un lavoro di un avvocato. Giuro, io non sono nessuno, sono operaio di fonderia, però me la bevo e... Comunque, un magistrato mi ha telefonato proprio per la questione del crocefisso, della sentenza del TAR del Veneto, una sentenza infame, squallida. Addirittura, se è giusto quello che ho capito, ci sarebbe da fare una denuncia al Consiglio Superiore della Magistratura. Tanto lo so che dopo pigliano e nascondono, per cui non è... però in effetti sembra che ci siano state alcune operazioni anche di ordine mafioso, cioè o comunque pensabili in quanto operazioni mafiose. Nel senso che la Corte che ha deliberato, che ha fatto la sentenza del TAR, non è stata rimaneggiata ad arte ed ad hoc rispetto alla Corte che ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Per cui sarebbe un reato, sarebbe anche un'ingiunzione da fare proprio al Consiglio Superiore della Magistratura, adesso ci penserò, perché in realtà qui sono state violate le norme. Io penso che chi ha fatto questo rimaneggiamento avesse sia scuse, giustificazioni e trucchi per farli, però è uno squallido trucco di merda, perché significa violare le leggi, significa fare dei delitti, e questa persona ha imposto il crocefisso offendendo il sentimento religioso delle persone. Sì, a parte che quello che ha scritto è dal Tribunale della Santa Inquisizione, non da un tribunale amministrativo regionale, cioè nel senso che se prendiamo i tribunali dell'Inquisizione le sentenze sono analoghe, cioè nel senso che c'è soltanto in Cristo la salvezza e tutto ne consegue. Che non sia una cosa, che non sia una cosa fatta a caso, ma che sia stata il frutto di relazioni mafiose, cioè relazioni che nulla hanno a che vedere con le norme civili e con le normali relazioni fra le persone, dimostra che, lo dimostra anche la sentenza fatta in Abruzzo, la sentenza fatta in Abruzzo si sono riferite alla sentenza del Veneto. Pertanto significa che c'era della predeterminazione per riuscire a trovare delle soluzioni e imporre il crocefisso, imporre il diritto dei cattolici a stuprare bambini. Ed è una vergogna infame. Dove stanno i magistrati? Oh, Calogero! Si muovono soltanto a torturare la gente che non si può difendere, tu, vero? Dove cazzo stai? C'è un rapporto personale con il signor Calogero, non ti preoccupare. Potrebbe che sia a Roma al funerale del Papa. Ah, ecco, sì. Cioè, io ho un po' di sassolini nelle scarpe con i magistrati. No, vedi, ma c'è un discorso da fare che noi l'abbiamo sempre detto, che non è che tutta quanta la querela sul discorso del crocifisso sia... Chissà che poi qualcuno glielo dice, e questo dice che va in giro a torturare la gente, così almeno dopo si ricorda chi sono. No, ma vedi, noi abbiamo sempre detto che a livello di ipotesi il fatto di quello che è avvenuto sul crocifisso fosse stato artefatto, costruito o preparato, perché sappiamo che prima di tutto partiva dal Veneto, da gente che vive nel Veneto, che non è certo musulmana, che non è straniera, ma che sono gente che è vissuta qui,
l'istanza di togliere il crocifisso. E di fronte a una cosa del genere, che l'abbiamo detto e lo ripetiamo, cosa potevi inventare? Hanno preferito far scoppiare il bubone a De Smith, che almeno a De Smith già dal cognome uno capisce che non è italiano. No, è italiano. Sì, no, ma capisci, cioè, tu devi lavorare anche, immaginazione, cioè, tu, certo, devi costruire anche una campagna pubblicitaria. La campagna pubblicitaria la costruisci su quello che hai a disposizione, perciò scegli ad hoc cosa far scoppiare, e prima che ti scoppi la bomba che tu non puoi controllare, fai scoppiare quella che puoi controllare, cioè nel senso, per creare la copertura, la cortina fumogena. E loro hanno fatto questo. Però il fatto, ad esempio, del TAR del Veneto, quel tipo di sentenza, nessuno ne ha parlato, a parte qualche trafiletto, il Corriere della Sera, beh, e così via. Veramente si vergognavano come vermi, perché uno, beh, per fare una sentenza del genere si vergogna come un verme. Cioè, io ho visto dei magistrati, dei pubblici ministeri, essere obbligati a chiedere una condanna quando sapevano che era assurdo, irragionevole, da fuori di testa chiedere, e obbligati a farlo. Io ho visto un pubblico ministero, cosa è stato a fare, si vergognava come un verme. Se poteva seppellirsi in quel momento, si sarebbe seppellito. Che dici, Claudio? Facciamo partire i telefoni. 049-700-700 e 049-700-838. Sì, sì, appunto, qualche ascoltatore. Pronto. Ciao. Mamma comanda, obbligato, obbedisce, ma e fa, dimmi se ne dice così. Sì. Beh, alcuni sì, e ci sono anche le persone oneste, cioè ci sono anche quelli che tentano. No, ma io parlo delle istituzioni, non delle persone, parla bene. Sì, sì. L'istituzione è mafiosa. Purtroppo esistono delle fortissime relazioni che quando ti capitano addosso dici tutti quanti sono è così. È una gerarchia tremenda, guarda che i cattolici migliori sono loro, Cioè, tanti dimostrano. Come ci tengono? Mm-hmm. Ma Giampaolo non parte mica per il funerale? Minchia! Non vai mica a Roma per il funerale? Insomma, c'ho male qui un femore che mi sono scassato camminando, allora sarà per un'altra volta. Il prossimo. Quanto hai pianto per il Papa? Papà, parecchio, perché ne ho uno qui vicino a casa mia che aveva fatto la villa, te l'ho detto, ancora negli anni 48, con 30 milioncini, così, nunzio apostolico e... E nunzio? Insomma... Beh, nel 48 30 milioni, cosa vuoi che sia? E poi, sai, sono sempre tutti patiti, pesano poco, sono ispirati veramente. Salutiamo! Ciao! Sì, basta ricordare quello che scrisse Vitalino Brancati sul corso della censura, che parlò che negli anni 30 fu arrestato un ubriaco perché cantava. Ciao Marco. Levatemi una curiosità, perché non è che vi chiedo se è vero o no, ma siccome l'ho sentita volevo solo una conferma. O al limite, se c'è qualche giornalista all'ascolto, che mi riferisca, perché io l'ho sentita alla RAI. Allora, credo sia malato, dal pomeriggio alla sera abbiamo saputo che stava male il Papa. Non so se è stata la sera, perché poi è morto, credo che le prime notizie erano di mercoledì, mi sembra che hanno detto che... Poi è morto il sabato sera, no? Alle 21.37, come hanno detto. Però, o è stato di martedì o di mercoledì, comunque qualche ora dopo che era malato il Papa, il Presidente del Senato nostro, no, Pera, ha fatto alzare in piedi per un minuto tutti i partecipanti, tutti i senatori, in quel momento c'era il Senato riunito, eccetera, e hanno commemorato la morte del Papa. Guardate che vi parlo di 3-4 giorni prima, questa notizia l'ho sentita, e 3-4 giorni prima della notizia ufficiale, no, che è morto. Non, so. Non l'avete mai sentita? No, assolutamente. Io mi ricordo, l'ho sentita. Tanto è vero che poi si è scusato, hanno fatto sì un dietro fronte, hanno detto abbiamo avuto un'informazione errata, eccetera. Ah beh, può però, essere, allora sì. Claudio, ma dimmi. Che arrivi al Presidente del Senato, una notizia che poi dimostra falsa. Ma guarda che ultimamente stanno dimostrando le stesse istituzioni di non avere più le corrette informazioni della gente. Allora pensa un po'. No, ma io l'ho sentita quel minuto di raccoglimento, eccetera, per la morte, ma questa l'ha data alla RAI. Non ne ho però più sentito parlare di questo, perché per me è un fatto di una gravità. Non hanno più le informazioni. Ecco, mancano di informazioni. Tutto qua, volevo sapere se l'ha sentito qualcuno. Altrimenti penso passerò per un visionario, per un. Mi va bene anche questo. Ognuno può anche sbagliare. Ok.
comunque non è che andate a sciare anche voi da qualche parte, no? No, no, a chi ci interessa assolutamente. No, insomma, noi ci interessa soltanto la libertà degli uomini. Questo è stato anche il Papa sciatore, visto che tutte quelle scimmie che vanno a trovarlo vogliono. No, lascia perdere, dai, cose personali non mi interessano. Sai cosa poi, Claudio, dicono che se noi critichiamo adesso, in questo momento, critichiamo perché abbiamo ci dispiace, no, ci no, fa, no, no, che noi stiamo male a vedere che tutto il mondo no, è no, no, me ne frega niente assolutamente, io perché, so cosa vuol dire avere la sofferenza di chi è stato derubato. Sì, no. A parte che io mi chiedo quanto conosce veramente della storia e della vita della Chiesa quella gente che è in fila. Basta leggere le dichiarazioni di Ciampi che non mi rappresenta. Ecco, ce lo tengo a sottolineare perché Ciampi ha fatto una dichiarazione sulla morte del Papa terrificante. Ci tengo a precisare che non è il mio presidente. Comunque domani in Italia avremo tutto il mondo rappresentato, dei più grandi potenti del mondo. Roma potenti. Domani sarà, non so, il centro. Sono delle persone psicolabili, abbiamo già visto. Speriamo un sito di massa. Speriamo un sito di massa. Vi ricordate una volta Berlusconi aveva un analista, no? Uno che faceva gli studi di mercato, era un certo Pilo. Sì, Gianni Pilo. Ecco. E Gianni Pilo in realtà con i suoi studi ha pilotato buona parte delle campagne vincenti di Berlusconi. Dopo però non gli piaceva molto il capo, è stato cacciato via. Ultimamente ho sentito una dichiarazione di Berlusconi secondo cui i sondaggi lo davano vincente, lo davano... Non so se Berlusconi si è fatto restituire i soldi dei suoi sondaggisti, ma forse era meglio che si facesse restituire i soldi. Sì, no, abbiamo sentito poi lo spettacolo delle dichiarazioni che ha fatto appunto anche Ciampi, e Ciampi appunto ha fatto delle dichiarazioni da buon cattolico, non certo da presidente di una repubblica che dovrebbe essere laica, e soprattutto io ci tengo a dirlo chiaramente che lui dice a nome di tutti gli italiani chiederò l'asilo politico da qualche altra parte, perché sinceramente della morte di un papa, di un sacerdote non me ne frega niente, insomma, e soprattutto non penso che una classe politica debba avere dei toni così vergognosi di sottomissione. Pronto? Ciao. 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 La fortuna ti assiste, dai. La fortuna ti avvicina. Sì, appunto, speriamo, ma... Ma mi daria a muare questo posto di Papa, non perdere, stacchemosi da che madonna qua, demo, basta. Da 20 giorni non avrò più funzione. E beh, ma andranno avanti un altro mese e poi ci sarà l'apologia del nuovo, dopo ci sarà l'apoteosi del nuovo. Ma se non si fa di spedizione, ma questo era meglio, ma basta, pietà, basta. Presento qua in... Questa è la settimana scorsa ho preso, adesso ve leso, tre segreti di tempo, do tre... Dime. Chicche, diciamo, no, sui dolci Gesù, da sconosciuti, libro di Graham Robb, l'amore e la cultura omosessuale dell'Ottocento. Dunque, vediamo qua. Dunque dice, ed entrato subito dove era il giovane, Gesù stese la mano e lo fece alzare, prendendolo per mano. Il giovane lo guardò e lo amò. E cominciò a pregarlo di stare con lui. Uscirono dalla tomba e andarono a casa del giovane, poiché egli era ricco. E dopo dei giorni Gesù lo accusò, e quando venne la sera il giovane gli si accostò, con una veste di lino fine sul corpo, ignudo, ed egli rimase con lui quella notte, poiché Gesù gli stava insegnando il mistero del regno di Dio. Ma dove l'hai presa questa? Questo qua, di Brasilia, da Carocci. Sì, no, ma da cosa cita? Ah, adesso qua ti dico subito, comunque se anche delle francesi, dell'edizione francese, dunque... No, ma deve citare un gnostico, probabilmente. Sì, il Vangelo segreto di Marco. Il Vangelo segreto di Marco. Il segreto di Marco, questo qua. Ma credo può essere anche sai, perché c'aveva Marco ste robe qua per la testa, Sì. Comunque, infatti anche il bambino nudo appare in Marco, no? Il Vangelo segreto di Marco, dopo le nozze di Cana, un'altra citazione qua di Diderot, se Cristo alle nozze di Cana, leggermente brillo e anticonformista, avesse lasciato correre lo sguardo sui seni di una puttana e sulle natiche di San Giovanni, chiedendosi se sarebbe rimasto o meno freddo fedele all'apostolo, il cui mento rivelava il primo rado accenno di barba, allora vedreste come guarderemmo diversamente le bellezze a cui dobbiamo la grazia della nostra redenzione. Ecco, questa è la città.
passa sei notte a Tie, dunque vedremo. Notte 16, comunque. Diderot sempre opere. Sempre Diderot. Pagine 1143 di opere. Dopo questa, se dopo basta di questo, poi vi dico le novità che ho trovato. Dunque. Madonna. È perché ho messo i segnalibri, adesso naturalmente non trovo più niente. dunque. E se sempre se 20 pagine, no? Che parla di sconosciuti, si parla di artisti, scrittori e intellettuali dell'Ottocento, capito? Omosessuali dell'Ottocento. E c'è anche 20 pagine che il capitolo si intitola Dolce Gesù, cioè fa riferimento a tutte queste aneddoti, no? Sì, sì. Aneddotiche delle preferenze appunto sì, del sì. Gesù, insomma. Madonna, adesso ho perso, ma. Era parla anche di un l'ultimo sodomita bruciato vivo in Francia. Sì. Sempre in Francia, perché qua in Italia non c'è niente, non c'è niente. No, hanno bruciato anche gli archivi. Bruciato sì gli archivi. Ad una preghiera di un sodomita a un prete, no, che dice, ma perché che domanda perdono, una roba del genere, non lo so. Madonna. Non lo devo controllarlo, cazzo. Visto adesso. Pietà, veramente sei molto religioso. Penso che ti ha fatto condizionare dalla televisione tra la Madonna, pietà e tutto il resto. Veramente ci prendono per Radio Maria. Fa poco. Beh, ma c'era un prete di Verona che era semi impazzito quando la Corte Costituzionale dichiarò che imprecare contro la Madonna non era una bestemmia, e questo qua mise non so quante centinaia di manifesti contro la Corte Costituzionale. In realtà fece delle azioni veramente terribili dal punto di vista dell'eversione sociale, non è stato neanche perseguito, ma... Attento, dopo che c'è questa preghiera, appunto, un sodomita che sta brucia vivo, no, in Francia, prima della rivoluzione, nel 1783, e fa una supplica, ma come dice a sto prete, no, ma cosa vuoi sbagliarmi nella mia vita, no, vedo capito, in poche parole è così, ma c'è molto bene questa supplica, comunque lei non trovo più, è un po' così. Caso mi dai la prossima trasmissione? Sì, la prossima, pure stasera, lei, attento, dopo se va il nuovo di Hillman, Sì, quello sulla guerra. No. Un altro? 100 anni di psicoanalisi, il mondo va sempre peggio. Quello è fatto. È una ristampa, dai. È una ristampa. È forma di intervista, dai. Con Ventura, mi sembra. Sì, Ventura. Sì, no, è una ristampa, non è una novità, tranquillo. Ma mettono il 2005? È una ristampa, perché ce l'ho già da diversi anni. L'aveva fatto un'altra casa editrice, dai. Mi sembra che avessi già visto questo qua. Dopo un altro, comunque, di Jean-Claude Smith, La conversione di Ermanno l'ebreo. Parla appunto dei battesimi forzati, anche questo. Cioè, comunque, è vissuto nel XII secolo, questo Ermanno, e si è convertito praticamente forzatamente al cristianesimo, perché è vissuto praticamente nella corte, no, dell'imperatore cristiano, e là ha intrapreso la strada praticamente. Assomiglia al libro al saggio della scrittrice, sai, il tempo fa che ti ho accennato, sì. Il libro di battesimi forzati, no? Sì. Più o meno c'è anche questo uno straccio di c'è della Caffiero, mi sembra che fosse l'autrice. Sì. E dopo La caduta in Narciso di Krosowski, Sade, Nietzsche, uno specchio per Krosowski, comunque basta, saliente. Come l'hai trovato il libro Un terribile amore per la guerra di Hillman? Oh, bello. Ho letto ho letto una parte superficie, comunque molto facendo una, diciamo, una disamina, no, di tutti i libri, sì, che riguarda appunto l'argomento, penso che sei un benissimo chiesa, insomma, prima di tutto. E dopo mi sembra che col cristianesimo proprio lo faccia a fettine. Insomma, e dopo conosco tanti dottori, medici che è molto ti parla molto bene di Hillman, molto... Comunque appunto questo libro è proprio su Un terribile amore per la guerra, dimostra come la vocazione proprio criminale e guerra fondaia della religione dell'agnello. Proprio perché lui dice proprio in realtà è l'ira dell'agnello che proprio si fa monopolizzatore del concetto di guerra. Comunque invitiamo gli ascoltatori che se lo legano, così hanno proprio una bella lettura. Va bene. Bene. Non riesco a trovarlo, come trovo? Il prossimo giovedì non ti preoccupare. Comunque sono 20 pagine di questo sconosciuto, no, che parla appunto
fattore Spalla di Sodoma, dico Mori, poi il fattore del cristianesimo, deleterio appunto perché... Beh, il cristianesimo è sempre deleterio, no, non c'è nulla da salvare. No, in quei frangenti, no? Cioè, il cristianesimo ha una fortuna che tu puoi essere qualsiasi aspetto e da lì, dalla tua passione, dalle tue indirizzi, puoi utilizzarlo proprio per demolirlo e attaccarlo, cioè non hai problemi che sia qualcosa che rischi di buttare via qualcosa di pregevole, non c'è nulla di pregevole, nulla di salvabile e nulla di utilizzabile. È castrante, Gio, ma, sì, diciamo, è la negazione assoluta. Ma è castrante per la vita umana, cioè sì. È una negazione della vita umana, vedomi adesso, insomma. Cioè, sì, che quando facevo le elementari in religione avevo 10 e... 10. Beh, almeno puoi dire che sei preparato quando parli dell'argomento. In condotta 10 lo stesso, poi altre mani niente. Cioè, vuol dire... È un santo! Bravo ragazzo! Bravo ragazzo! Va bene, dai. Passano avanti. Ok. Ciao, Ivano. Ciao, Ivano. Ciao. Pronto? Scusa, buonasera a tutti. Dopo. Ciao. Buonasera a tutti quanti. Sono Cucurita. Dimmi. Non so se te conosco. Sta attento, prima Giampaolo, te che hai domandato a Giampaolo quanto che gli ho pianto. Se tu hai avuto che ti dica il mio parere, se ga da piangere solo quando che muore o che si è morta come a mia e a mamma. A mamma, vabbè. Tutti quei ragazzi, che ragazze, che ti fa da vedere che piange. Mi che faccio, ma faccio che il paese piangi per tua mamma tesoro, no? Fai u, noi figli non gliene sa, i genitori per sua disgrazia... Cocorita, ma ti posso fare una domanda, ma tu pensi che chi fa le inquadrature le faccia a caso? Comandi. Cioè tu pensi che chi va a fare le riprese televisive sia uno sprovveduto che non sia capace di montare un set di ripresa? Mi non dico niente. Perché non sei che sia una, come si può dire, una professoressa, sono una parola baiocca vecchia. Ma ti fanno vedere ciò che loro vogliono farti vedere, ecco, sai. Ecco. E ora perché mi fanno vedere qualcos'altro? Guarda che hanno fatto sparire tutte le critiche, Tutte le critiche di voi tiri. Sentio, sei un tusetto da 9 anni. Mi ho gadito suo nonno adesso che ieri stradea. Cosa che gli hai detto nonno? Cosa hai detto? Posso dirlo una parola? Sì, sì, sì. Beh, sì, dai. Senti nonno, gli ha detto, ma non sei chi rompa. Ecco. Ben intelligente. E che faccio? Ciao, vedo, al tuo nevo detto, non posso dire che hai ragione, oppure che dico che hai ragione perché qua non gli sei. Ma ho detto, dai va a scuola, e va a dottrina, e va a parlare qua, e va a parlare là, e gli ha detto così. Se vede che sei proprio vero che va rotto. Vuol dire che non sei riuscito a entrare nel profondo. Mi ha detto capito, è 9 anni. Sì, sì, sì. Ecco. Buon, dai. Capito? Mi saluto tutti. Ok. Che davo un bel basotto, che mando un basotto a Gia Maria. Che io puoi piangere sua mamma, se sarà buon. Perché non so se sia buon, perché poi ingroppasse. Ecco, parea se da piangere. No, per una persona maschile che fioi i maschili non che ne fa. Solo le mamme puoi piangere per i fioi. Come ho avuto che ti dica un'altra robetta? Io sento che se gli uomini facessi fioi, a noi faria neanche la guerra? Le buone probabilità, sì. Orca pipa. Mi ne ho fatto uno solo, non ne ho fatto 12. Ne ho fatto uno perché o che avevo una semenza solo me, o che avevo una semenza solo mio marito. Non ne ho fatto tanti. Mia mamma poi a Rita mi diceva, Rita, vatti a far vedere. Cosa? Ma fammi vedere per farmi mettere in manca dopo che ne abbia uno ogni 9 mesi. Ma sei tomata, mamma. Noi ieri siamo stati 5 fratelli. Mica con questo bene a tutti. 3 perché uno si è mancato che era piccolino e ero piccolo anche a me. Beh, ieri mo 4. Uno si è mancato che ne ho 71 anni, ho comunque sempre in mente. Però mi dispiace tanto, mi nonno va a farmi mettere in manca a fare potei. Certo. No. Se vuoi venire... Sento cose che dico, non è mia che vada da Tony, eh? Mi non vado da Tony perché mi faccia fare un toso. Certo. Se vede che non chiamo semenze, Cosetti, vi saluto. Ciao. Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Alle ore 19 continueremo il discorso che abbiamo iniziato su sospendere il dialogo interno. E cercheremo un po' di affrontare la vita in maniera diversa da come il cristianesimo ce l'ha imposta. Ciao a tutti. Ciao a tutti e risentirci alle ore 19.